Buonasera. Ok, ho deciso di prepararvi una bella insalata di polpa autunnale, anche fresca perché è ancora abbastanza caldo. E quindi abbiamo qua un polpo verace da 500 grammi che ho preventivamente bollito in acqua con un po' di vino bianco e sale. Poco sale perché i polpi sono belli saporiti. E lo abbiamo qui già pronto. Due arance, un limone, olive nere di Gaeta, noci, un finocchio, una carota, sedano, prezzemolo, basilico e un fico d'India. Diamo un tocco esotico. Cominciamo a preparare l'insalatina di polpo. Prendiamo una bella ciotola, prendiamo il nostro polpetto e lo tagliamo. Eccolo qua. E ci prepariamo una bella insalatina. Ecco fatto. Buonasera, ciao Sergio. Ecco qui. Il nostro polpetto. L'abbiamo tagliato, perfetto. Vediamo un attimino il nostro tagliere. E continuiamo a preparare la nostra insalatina. Prendiamo la carota, ciao Alberto, ecco qua, la facciamo un po' ripieno, un po' di carotina, Facciamo bella colorata anche questa insalatina, eh? Ecco fatto, abbiamo messo la carota, mettiamo il sedano, olio di sedano, olive, ecco che prende forma la nostra bella insalatina, poi ci grattugiamo come sempre un po' di scorza di limone, che gli dà un buon profumo. E cosa stai cucinando? Ecco qua. Abbiamo messo un po' di limone, mettiamo un po' di scorza d'arancia, e abbiamo fatto anche con questa, perfetto. Puliamo la nostra arancia, e siamo arrivati a Dama, eh? La nostra insalatina ha preso forma ed è pronta. Ecco qua. Facciamo pezzettini anche la nostra arancia. E la mettiamo insieme. Ciao Orazio, grazie, molto gentile. Ecco qui. Bene.
questo punto possiamo cominciare a condire la nostra insalatina. Ciao Rodolfo, grazie. Ecco qua, abbiamo messo un po' di limone, mettiamo un pochino d'olio, un po' di sale e un po' di pepe. Ecco fatto. Poi se vi piace potete mettere anche un pochino, una spruzzatina di aceto. A posto. E la nostra insalatina di polpo è pronta. Eccola qua. Mettiamo anche le noci. Ecco fatto. L'insalata è bella e pronta. Andiamo a preparare il nostro piatto. Abbiamo preso un bel piatto, un coppa pasta. Il nostro finocchio. Lo prendiamo sottilmente. Con il nostro piatto, vedete, è anche abbastanza veloce, eh? Non dobbiamo. Ok, abbiamo sistemato un po' il nostro finocchio e tra l'altro fa anche molto bene. Eccoci qua. Beh, il nostro finocchio è pronto. Eccolo qui. E siamo pronti anche con l'arancia. Ecco fatto. La tagliamo a fettine. E andremo a terminare il piatto benissimo, così diamo un po' di colore al nostro piatto. Eccolo qua, andiamo a preparare anche un po' di condimento. Fatto, abbiamo messo un po' di colore. Ah, dimenticavo la cosa più importante, un po' di prezzemolo. Non l'abbiamo messo, no, la nostra insalatina, il prezzemolo ci va, il nostro pescetto. Ecco qua. Di prezzemolo fresco e siamo pronti. Siamo pronti. Ecco qua, anche un pochino di prezzemolo. E se abbiamo fatto, ok. Quindi abbiamo messo finocchio e l'arancia. Adesso prepariamo, mettiamo la nostra insalatina in coppa pasta. Diciamo che per due persone la nostra insalatina è sufficiente. Ok? Arancia.
mettiamo un po' d'olio. Un po' di pepe. Ci sta bene. Ok. E poi il nostro fico d'India. Che abbiamo preso rosso, ovviamente, per fare contrasto. Non so voi, ma io i fichi d'India li adoro. Ecco qua. Fatto. Un tocco con un po' di basilico fresco, un po' di prezzemolino. La decorazione, un po' di sale mettiamo e siamo pronti. Ciao Fred, ecco fatto. E ci siamo. Il nostro piatto è pronto. Ecco qua. Una bella insalata di polpo, bella colorata e soprattutto salutare. Bene, per questa sera abbiamo fatto, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti!